Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo ospite il grande maestro Beppe Borghi. Buongiorno. Allora, parliamo di fotografia istantanea sempre. Sì, sempre. Ieri mi hai fatto questa fotografia con una macchina che io non avevo mai visto. Allora, che per te vuol dire tanto. No, io sono ignorante. Ignorante, però non avevo mai visto questa macchina. Intanto ci puoi mostrare? Ti faccio vedere questa macchina che non è nuovissima, è una macchina che esiste da qualche anno. Però io ho acquisito soltanto quest'estate. Sì. È una bellissima folding con esposizione automatica e manuale, messa a fuoco ovviamente. Quindi, manuale. Qui c'è il tempo. Qui c'è il diaframma. E qui ho il tempo. E quindi otturatore elettronico. Come nelle classiche. Certo. La messa a fuoco è manuale, ma c'è. Quindi c'è anche telemetro. C'è il telemetro, sì. C'è telemetro. Ok. Che obiettivo monta? 93 mm f5.6 with grass. Miltoptic aspherical lens. Fatta a Hong Kong, per cui. Fatta in Cina, quindi. Fatto nell'est. Io ho quella macchina, però, con obiettivo Tomioka. Ma quella è la conica. Sì, esatto. La conica Instant Press. Sì. Che è bellissima, però non ci sono più le pellicole. Tu non puoi, già chiedere a Fujifilm di riprodurre FP100. Gliel'ha già chiesto. Quello che ha fondato Impossible. Sì. È andato in Giappone, ha fatto di tutto. Certo. Per produrre ancora le FP film, sì. Ma Fuji non ha voluto. Non ha voluto sapere. No, ma c'è una ragione politica, cioè? Ovviamente. Che certo. La disponibilità di quel tipo di film limita la diffusione delle macchine digitali e consente ancora l'uso. E ci sono ancora dei fotografi che, sapendo fotografare, usano le macchine tradizionali. Ma no. Come non no? È possibile, cioè, allora, io userei una cosa in più, non che cioè, quello va a disturbare vendita. Purtroppo quello che ha fatto Polaroid ai tempi di smantellare la produzione di pellicole professionali, la ragione è stata quella di favorire l'avvento del digitale per i professionisti. Perché comunque Polaroid ci guadagnava. Sì, lo so, ma quanti cioè, professionisti che utilizzerebbero allora, il 100 per il lavoro? No, adesso sono sicuramente decisamente meno perché non c'è alternativa, no? E ce n'è sempre meno di alternativa perché non c'è più la possibilità di fare i test. No, ma se ci fosse la possibilità di fare i test, ovviamente utilizzerebbero tanti. Polaroid e pellicola per lavoro? Sì. No, io credo di no. Per poter usare poi le pellicole 10-12 senza problemi, che ci sono ancora almeno. Sì, ci sono, però cioè, qual è il problema? Si tratta solo di esposizione? Si tratta di tanti aspetti, di profondità, colore, sì. Eccetera. Cioè, va bene che adesso il digitale ha raggiunto dei livelli che erano impensabili, no? Per cui decisamente poi è più comodo, eccetera. Sì, ma costa meno anche. Costa relativamente meno. Sì, cioè perché oggi credo. Allora, se lo scopo è diciamo artistico di creare le fotografie Polaroid, cioè come continui a fare tu, no? Cioè le stampe. Unico esemplare, giustamente, no? E quello è una cosa, anzi, secondo me, per diffusione della cultura fotografica ci vorrebbe anche un Polaroid di dimensione grande. Eh sì,
solo che ormai non c'è. L'unico che ci sta tentando e qualcosa ha fatto è stato appunto Florian Kapps, il fondatore di Impossible, che produce in quantità limitata, in un modo assolutamente impensabile perché sono la dimensione del pack film, ma con imbustate singolarmente, eccetera, e costano 8-9 euro a scatto, per cui siamo al di là di ogni, di ogni, sono proprio per i puri amatori, e per il momento in bianco e nero, ma si sta facendo anche il colore, quello ormai è super nicchia, non ci sono alternative. Se ci fosse, se si potesse usare anche la Konica Instant Press o comunque i dorsi sul 4x5, ci sarebbe comunque 4x5 sarebbe bello, sarebbe bello, cioè proprio una stampa, cioè grande così, Polaroid, cioè quello è il motivo per cui finalmente sono riuscito ad accaparrarmi una di queste macchine qua. Perché allora, intanto, come si chiama? Instancon RF70. Instancon RF70, fatta in Hong Kong. In Hong Kong, sì. E utilizza le pellicole Instax grandi, per cui di una dimensione che è abbastanza godibile, interessante, godibile, proprio o meno la dimensione di quella del pack film Polaroid, per cui 8x10, anche Fujifilm Wide, sì, giusto, che c'è ancora, la qualità è ottima, qui c'è la possibilità di fare esposizioni automatiche o manuali. C'è anche flash incorporato. C'è anche flashettino incorporato. Impressionante. E la e cosa, c'è anche automatismo. E c'è anche automatismo, per cui bisogna comunque mettere a fuoco. Sì. E niente, inquadrare senza mascherina. No, inquadriamo. Sì, Giordano. Inquadriamo Giordano. Cioè, sì, inquadriamo Giordano. Cosa è la figata di questa macchina? È che avanzamento pellicola, quindi quello non è avanzamento ma diciamo interruttore, sì, questo dà avvio al processo di sviluppo. Ah, certo, è una cosa fantastica, e essendo quello delle Instax, cioè puoi anche manipolare, e qui c'è l'altro aspetto. Prima vorrei affrontare l'argomento forse più importante, che questo è instant. Tutte le alternative che ci sono oggi, che hanno una macchina digitale con una stampante instant, non sono instant. Instant vuol dire che la luce ha colpito la pellicola, viene sviluppata e così è. Quindi, e se 70 vecchia va bene. Esatto, e perché è importante questa distinzione? Perché l'uso, soprattutto a livello fine art, creativo, eccetera, è diventato importante con le Polaroid, con le Instant. Perché? Perché se io faccio una bella foto in questo modo, dimostro di essere bravo io, non brava il digitale o lo stampatore, eccetera. No? In tutti gli altri modi, puoi farlo, ma certo, prendi la macchinetta, poi guardi, controlli, schiarisci, scurisci, togli, allarghi, stringi, eccetera, poi stampi, è uguale a qualsiasi altro sistema digitale, non cambia niente. Certo. No. Però supporto è sempre questo qua. Il supporto è sempre questo. E quindi c'è qualcosa di carino, c'è. Sì, e oltretutto quello che accennavi tu sul discorso della manipolazione, ahimè, Fuji è sempre stata sinonimo di così è, non la puoi toccare, perché è difficilmente manipolabile, perché è una pellicola molto, è uno strato molto sottile, quindi non è come le 670, dove si poteva intervenire sull'emulsione, muoverla, eccetera. Per cui normalmente non si fa, perché non si può, però il Beppe Volchi, sperimentando, comunque qualcosa riesce a fare.
Certo. Aspetta che te lo tolgo. Per cui volendo. Madonna, qua c'è. C'è la possibilità di intervenire e di fare quello che, come si poteva fare con l'S70, è impensabile. Certo. Però una certa possibilità rimane, e ti faccio notare che mentre c'è chi si affanna a spingere per fare la cornicetta, la cornicetta la si può ottenere anche semplicemente sfruttando la pellicola. Certo. Poi qua, cioè, hai manipolato veramente sì, tanto. Sì. Non ti dico come. No. Qua hai uno strumento particolare. Ho provato, riprovato, perché poi, ovviamente non è una cosa. Dato che hai una smesso cosa di nuova, fare, hai utilizzato pipa, il noce. Pipa. Intanto guardati che bello che sei. Beh, lui è bello anche di natura. Sì. Beh, questa è la qualità delle Fuji, cioè non la scopriamo adesso. Certo. Comunque la pellicola Fuji è molto, diciamo, non ha dei problemi, no? Cioè è veramente ha una costanza cioè pazzesca. Quello che io desidero è che non andiamo avanti, no? Perché Impossible, cioè le pellicole che viene prodotta dalla Impossible, devo dire che questa costanza non è alta. No, ma è sempre stata purtroppo la caratteristica negativa di quelle emulsioni. No? Certo. Non c'è. Io fra l'altro proprio Impossible ho cercato di aiutarli, supportarli facendo prove, certo. Eccetera. Poi alla fine, cioè ogni lotto di produzione cambia le modalità di trattamento, allora non vale la pena ogni volta, ogni 6-8 mesi sperimentare. Cioè, secondo te come mai? Perché mi dispiace le pellicole Impossible quando ma non hanno trovato stabilità proprio nella composizione chimica. Ma così difficile mantenere questa, cioè, composizione corretta, diciamo. Sì. Ma cosa mettono? C'è anche il fatto, purtroppo, che loro, per evitare che la pellicola prenda luce quando esce dalla... Sì. Il genio di Land aveva inventato un opacizzatore chimico. Certo. E quella era una delle meraviglie, uno dei miracoli di Polaroid. Una pellicola sensibile alla luce che si sviluppa alla luce, cioè nessuno ci ha mai ragionato sopra, ma quello è un miracolo. Certo. Cioè, se ci pensi, sì. Le vecchie Polaroid hanno quella caratteristica, come io ho una pellicola che è sensibile alla luce, però si sviluppa in piena luce. Certo. E quello che Impossible non è riuscito a fare. Certo. Purtroppo i tecnici di Impossible sono dei tecnici bravi, non sono dei geni. Per cui l'unico modo per proteggere è metterci questo strato. Se è stato fatto, cioè no, quella idea non si può perché utilizzare. Le formule pare siano state distrutte dal Mr. Peters quando ha venduto, distrutto gli impianti. Non ha tramandato i segreti? È così difficile, cioè, analizzare, cioè evidentemente sì. Perché delle chimiche Polaroid c'erano, quindi oggi la gente va anche Marte, anche Venere, no? Giove, vediamo anche, fin là. E comunque il risultato è che il piccolo Impossible, per non prendere luce, hanno questo strato blu scuro, che ovviamente influenza il risultato. Eh sì. E questo va a cambiare, inficiare, eccetera. E più di così non riescono a fare, oltretutto. Questo è un mio punto di vista. Poi quando Florian Kapps, che è stato fondatore, è uscito o è stato fatto uscire,
perché lui puntava alla qualità. Certo. Gli investitori, gli altri investitori invece puntano al guadagno, e lui ha detto me ne vado, faccio altre cose, e ovviamente in questo interessa vendere, poi qualità brutta o buona non ne frega niente. No, purtroppo bisogna dire che è così, non? Certo. Perché altrimenti certe cose non uscirebbero. Ma immagino che hanno fatto tutto di tutto per ottenere la qualità migliore possibile, no? Impossibile. Tuttavia. Allora era impossibile, adesso, sì. Adesso certe comunque, cose. Cioè il processo chimico va avanti e quindi cambia anche colore. Col tempo. Col tempo, no? Sì. A una, no, diciamo, per quello basterebbe, non so, probabilmente chiedere a Fuji come fa, perché lo stesso succede anche con Fuji. Le pellicole escono, vabbè, la tecnologia è completamente diversa, perché sì. Fuji è esposta da retro, sì. No? E poi si sviluppa la foto micra, mentre invece le Polaroid venivano esposte dal fronte, certo. Per cui venivano esposte in fondo, sì. E poi migrava in avanti, perché la tecnologia era completamente diversa. Certo. Ma come va conservata alla fine le fotografie? Questo già ti ho fatto anche la domanda in passato. Ma le fotografie Polaroid, cioè istantanee? No, le Polaroid basta tenerle tranquille al buio, dove non c'è umidità, certo. Stanno lì e... Io c'ho quel di Ghirn. Sì, sì, una non, stampa di Ghirn. Non hanno problema. Messo tra il libro che... Ma... Comunque io nel 2006 ho curato la mostra di Ansel Adams a Milano, sì. Al Castello Sforzesco, no? Con delle immagini fatte 40 anni prima da Ansel Adams, sì. Belle, perfette, eccetera, no? Per cui se conservate correttamente le Polaroid non hanno assolutamente nessun problema. Quando saremo in vita? Cioè... Guarda, io ti dico una cosa, le mie 670, le prime che ho scattato nel 1985-86, sono rimaste per 20 anni, 25 anni nel mio studio appese, quindi alla luce. Appese, su. E sono lì ancora bellissime. Ah. Per cui certo non sono esposte al sole, certo. È chiaro che il sole va comunque a influire sui... Certo. Sui pigmenti, gli scolori, eccetera, questo è normale in qualsiasi foto, però... Qualsiasi stampa, sì, soprattutto però, la sublimazione, stampa, sublimazione, no, sì, esposto sì, sul sole, dopo un anno non c'è più niente. Sì, sì, sì. Vabbè, ma quello è un problema, certo. che non penso si possa risolvere, il sole è abbastanza forte per influire, visto che ce la dà la luce, certo. Poi si può anche togliere quello che noi catturiamo, non gli concediamo questa... Certo. No, per il resto la conservazione delle immagini, delle Polaroid non ha nessun tipo di problema. La conservazione delle Impossible è già più, certo. Problematica, certo. Perché anche lì, dovuto al mix dei componenti chimici, probabilmente... Secondo me la percentuale di fissaggio è troppa, qui continua ad agire e quindi va a deteriorare l'immagine. Quello che succedeva quando si stampava in bianco e nero, non si lavavano bene e, certo. E le immagini poco alla volta andavano a deteriorarsi. No? Certo. E può anche essere semplicemente un problema della trappola che c'è qui in fondo. Sì. Qui c'è una spugnetta che assorbe l'eccesso di chimico che non viene utilizzato. E nelle Impossible questa sacchettina qua è sigillata, non respira, e per cui non si asciuga la spugnetta. No? Mentre invece nelle Polaroid aveva, anche nelle Fuji, una piccola fessura. Sì. No, per cui questa spugnetta si asciuga e quindi i chimici residui non tornano indietro, non hanno più influenza. Ma se facessimo buchi? È una soluzione, la soluzione è quella di togliere completamente quella spugnetta
addirittura di separare la parte e di tenere invece soltanto la parte emozione. In quel caso, cioè, è più delicata, ma dura e non si deteriora assolutamente. Certo. Bene. Allora, però richiede poi un intervento manuale che ovviamente la gente normale non... Perché no? Cioè, magari c'è con una forbice o c'è un visto. Ma ormai l'abitudine di tutti o quasi è fare click e tutto il resto lo deve fare la macchina fotografica. Certo. E non pensare, no? Anche chi oggi usa questi materiali e pensa di essere un artista perché fa le foto a sviluppo immediato con una macchina digitale. Forse qualche ragionamento dovremmo farcela, poi contenti loro. Non limito, no? Cioè, va bene anche qualsiasi. Certo, l'importante è che il risultato ci sia qualcosa da raccontare, qualcosa da vedere, eccetera. Però anche da lì a definirsi artisti c'è un piccolo passo che forse meriterebbe maggiori approfondimenti. Sì, cioè questo è un argomento piuttosto delicato da poter affrontare. No? Cioè, anche perché, sempre dal mio punto di vista, io non voglio, ma ormai oggi arte non ha più niente a che vedere con l'emozione, con la creazione di emozioni, eccetera. Arte è mercato. Oggi è arte quello che ha mercato, per cui la più bella foto, il più bel quadro fatto da uno sconosciuto che non ha mercato non è arte. La più grande, scusate, si può dire cagata fatta da un autore conosciuto diventa arte perché ha mercato. Beh, abbiamo tanti di esempi. Diciamo, se è quella fotografia tra 200 anni viene comunque apprezzato, possiamo anche definire arte, no? Sì, ma bisogna aspettare 200 anni. Questo è, darà giudizio. Oggi non... Tu hai fatto l'esempio di Ghiri, no? Io ho visto purtroppo delle mostre fatte da grandi gallerie con i provini di Ghiri. E sono i provini di Ghiri, andranno bene per uno che vuole studiare quello che ha fatto Ghiri, ma dal punto di vista del valore fine art lo vedo molto più limitato. Certo. No? Ma solo perché di Ghiri, comunque sia, diventa un'opera d'arte. No! Cioè, anche gli studi di Leonardo sono interessanti, hanno un valore, ma non come opera d'arte, come opera legata a quello che Leonardo aveva studiato e fatto, certo. che è ben diverso. Certo. No? Mentre invece oggi va tutto... Certo, è bello. Comunque oggi hai lanciato tanti temi interessanti i quali da riflettere, perché mi piace parlare con te, no? Poi a volte io faccio anche delle domande da proprio avvocato del diavolo, no? Però e riflettere e pensare e questo tipo di argomenti sono molto interessanti, perché alla fine lo scopo è creare un'immagine che esprima il sentimento, emotività propria. E poi comunque, questo riguarda me in particolare penso, ma avere la curiosità di provare, di sperimentare, di sbagliare, di rifare, di fare dei progetti, eccetera. Questo è quello che ti ha spinto a comprare questa macchina che costa più di 1.000 euro. Sì, sì, però... Che sei soddisfatto? Però certo, perché mi consente comunque... Mamma mia, che bello! Di fare... Mamma mia, che bello comunque, Comunque è bellissima. Sì, no, beh, qui grazie alla pellicola comunque che... bisognerebbe che tu fai una firma e così Giordano potrà... Aspetta, anche... quello lì, la faccio piccolina. Sì. Tanto si può scrivere qua. Sì. Questa è matita. Ah, cavolo, doppio uso quello lì. Triplo uso. Cioè? Oggi è... 19.
Bene, bene. Bon. Caro maestro, io sono felice di averti fatto vedere un qualcosa che non avevi visto. Noi ti ringraziamo tantissimo della tua gentilezza di aver parlato con noi. No, sempre un piacere.